nuove tendenze per quanto riguarda la chirurgia estetica del corpo seguono un po' la moda, di conseguenza donne molto atletiche, molto toniche, con seno prorompente. Invece per quanto riguarda gli uomini abbiamo una maggior fisicità e rappresentazione della stessa, quindi pettorali e addominali in vista e una silhouette sempre tonica e sportiva. Per quanto riguarda la donna, ovviamente le richieste riguardano soprattutto e in primis il seno, quindi un seno voluminoso, sempre più accattivante nell'evolvere del tempo, di conseguenza tonico, sospeso, ben armonico con il resto della silhouette, con un pizzico di arroganza in più. Per quanto riguarda l'uomo, sostanzialmente la definizione della sportività e della tonicità, dell'atleticità, quindi della capacità di relazionarsi in modo agile, smart, che rappresenti soprattutto una lucidità quotidiana nella vita di ogni giorno. L'età media varia in relazione all'intervento, quindi se parliamo di aumento di seno andiamo dai 20 ai 40 anni, se invece pensiamo a rendere un seno più tonico, più sostenuto, allora ci spostiamo dai 35, l'età dopo le gravidanze, fino ai 60-70 anni e oltre. Per quanto riguarda l'uomo direi dai 40 anni in poi. L'intervento che io prediligo è il lifting del volto, cioè in genere gli interventi che riguardano il volto, quindi lifting, blefaroplastica associata al 99% ad un lifting, perché mi permette di ridare armonia ad un volto che nel tempo ovviamente tende a sfiorire, scivolare verso il basso, e questa armonia è un'armonia anche che si caratterizza, cioè quindi il taglio dell'occhio, lo zigomo più svettante, l'aspetto triangolare di un volto giovane e che rappresenta il carattere della persona che lo porta.